Sono l'ultima? No, perché se fossi stata l'ultima non sarebbe stata l'immagine giusta questa, ma avrei dovuto mettere un tramonto, invece un'alba. Allora, sono Rossella Calò, mi chiamo Rossella Calò, vengo da Bari, sono una docente di scuola secondaria di primo grado e insegno matematica e scienze. Ho scelto questa immagine perché appunto è un'alba, perché per me il coding è stato un inizio, una riscoperta, uno di quegli attrezzi di cui non si può più fare a meno. L'ho messo proprio all'inizio, proprio come un'alba, perché rappresenta un nuovo giorno ogni volta che io adesso andrò a scuola. È chiaro che non lo utilizzerò ogni giorno, altrimenti. Però rappresenta proprio una rinascita, come sorge ogni giorno il sole, e così il coding ha dato una ventata di fresco e nuovo nella mia azione didattica di ogni giorno. Questo accompagnato da una cosa da cui l'abbiamo sentito oggi, ieri, tanto, dai saperi, dalla conoscenza, ecco perché il senso del libro. È vero che sono nuova, però prima di arrivare qui ho studiato, nel senso che ho seguito tutti i corsi, il coding in YOR, in DAIR, Making Apps. Abbiamo partecipato alla Code Week e anche noi sono diventata referente dopo aver seguito il corso nella mia scuola, e quindi mi sono fatta portavoce con grande interesse da parte di tutti i colleghi. Infatti la maggior parte dei colleghi, l'80% della mia scuola, ha seguito il corso e l'ha portato a termine. E niente, cosa mi porto da dietro a casa? I volti, la gioia, l'amicizia, anche se non sono una persona, non ho parlato quasi con nessuno, ma mi piace osservare, mi piace molto osservare, sono un diesel, però traggo l'energia anche dagli altri. La comunità Facebook che c'è è una cosa fantastica, è uno strumento di divulgazione di una potenza enorme. Pensando a tutte le cose che ho sentito in questi giorni, ne facciamo tante di esperienze, lo sappiamo, di esperienze formative ci formiamo sempre, in continuazione, sono sicura, tutti quanti. Però pensando a quello che diceva la professoressa Martini ieri, il coding è l'esperienza, non un'esperienza, è, come diceva la professoressa Martini, quel nodo per me. Grazie.